Allora, finora cosa abbiamo fatto? Va bene? Quali argomenti abbiamo fatto e chiuso? Bene, immediatamente prima di Natale. Un primo grande argomento che sono le tecniche di trattazione di sistemi continui e discreti. Il calcolo della dinamica di un sistema di questo tipo, vi ricordate, calcolo di E alla AT e così via, la linearizzazione di sistemi non lineari, perché lo studio di sistemi non lineari è, diciamolo pure, francamente, tranquillamente impossibile, va bene, o quasi, e quindi ci riferiamo sempre a sistemi lineari la cui dinamica nei dintorni di opportuni punti operativi, dinamica di questi sistemi lineari, approssima la dinamica dei sistemi fisici reali, descritti in generale da equazioni non lineari, e dopo l'argomento trattazione dei sistemi siamo passati a vedere le loro caratteristiche. La prima caratteristica che abbiamo analizzato è stata la stabilità, va bene, dei sistemi, sia continui che discreti. Tecniche di analisi quindi della stabilità degli equilibri, addirittura di sistemi non lineari, va bene, tecniche alla Lyapunov, va bene. Analisi della stabilità di sistemi lineari con relative equazioni connesse, sostanzialmente le equazioni di Lyapunov. Siamo arrivati qui. E ora, nuovo anno, nuovo argomento. Che tipo di argomento affrontiamo? Affrontiamo il seguente argomento. Dato un sistema per ora continuo, x punto uguale ad a x, cominciamo bene, e vabbè, pazienza, non cancella, gomma. Allora, x punto uguale ad ax più b per u, vogliamo affrontare il seguente problema, di cui non è certa la soluzione a priori. Ovviamente farò il solito disegnino per un sistema a due variabili di stato, escon 1 e escon 2, ma questo è irrilevante, poi possiamo pensare a qualunque sistema anche di ordine n generico. Allora, si supponga che questo sistema parta da uno stato iniziale all'istante t con 0, da uno stato iniziale x con 0, uguale a x di t con 0. Domandiamoci, esiste un qualche ingresso u di t in grado di far sì che nella sua dinamica, nella dinamica del sistema, con quell'ingresso, riesca ad arrivare all'istante t con f ad altro stato, chiamiamolo x con f, punto interrogativo. Il problema è decisamente importante. Perché se noi a partire da un qualunque x con 0 riusciamo a raggiungere un qualunque altro x con f, vuol dire che il sistema è ben controllabile. Va bene? Vuol dire che io riuscirò a trovare degli ingressi se io voglio far sì che il mio sistema, va bene, arrivi ad un qualche stato x con f e se è sempre possibile, con opportuno ingresso u. Va bene. Ovviamente se cambio lo stato finale cambierà l'ingresso, è ovvio, ma mi interessa,
sapere se esiste un qualche ingresso, anche uno soltanto, che porta il sistema dallo stato iniziale x con 0 ad uno stato finale prefissato x con f. Ovviamente il sistema sarà ben controllabile, poi userò parole diverse, ma da un punto di vista intuitivo ciò accade, sarà ben controllabile se partendo da un qualunque x con 0 riuscirò ad arrivare ad un qualunque x con f. E allora, se invece partendo da un qualche x con 0 ci saranno degli x finali all'istante t con f che non riesco a raggiungere, certamente sarò limitato nelle mie capacità di controllo del sistema, fuori discussione. Allora, prima definizione. Diremo che x all'istante t con f è raggiungibile partendo da x all'istante t con 0 nell'intervallo t con 0, virgola, t con f, se esiste una UDT, cioè un ingresso. Oh, attenzione, se il sistema è MIMO, con questa UDT intendo un vettore di ingressi, ovviamente, pari a... Se esiste quindi, se esistono degli ingressi UDT, me ne basta uno, ma vedremo che poi se ne esiste uno ne esistono infiniti, se esiste una di t tale che, mettiamola in maniera formale, x di t con f uguale ad e alla a t con f men t con 0 per x all'istante t con 0 più, e lo scrivo qui sopra perché se no non c'ho spazio, integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau per b per u di tau, il che significa ovviamente che esiste un ingresso u che mi porta, va bene, il sistema nell'intervallo t con 0 t con f da x di t con 0 a x di t con f. Se ciò non accade, ovvero sia, se qualunque sia l'ingresso u che io fornisco al sistema non riesco mai, partendo da x di t con 0, ad arrivare a x di t con f, va bene, diremo ovviamente che x di t con f non è raggiungibile a partire da x di t con 0. Allora, come si fa a decidere? Ripeto ancora, l'esame di questo problema è decisamente importante per quanto riguarda poi la controllabilità, cioè la possibilità di controllare come voglio io un sistema nella sua dinamica, quindi la possibilità di trovare degli ingressi che facciano fare al sistema ciò che voglio io e non ciò che vuole lui. Allora, come si fa a decidere se una x di t con f è raggiungibile nell'intervallo t con 0 t con f da x di t con 0? Beh, si fa così, portiamo questo, la risposta libera, va bene, del sistema dall'altra parte del segno di uguale, ottenendo x di t con f, noto perché l'ho fissato io, meno e alla a t con f men t con 0 per x all'istante t con 0, noto perché dico parto da quello stato,
ovviamente uguale a integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f meno t per b per u di t, l'incognita è questa, in di t ovviamente, in di tau, u di tau, in di tau, l'incognita è quella. Allora, attenzione, questo è uno stato noto, lo possiamo chiamare x tilde. Siamo d'accordo? Deve essere uguale a questa quantità, soltanto in questo caso. Partendo da x di t con 0 riesco a raggiungere x di t con f. Ma questa quantità che cos'è? È la risposta forzata del sistema. Il che significa la risposta del sistema all'ingresso U partendo da stato iniziale nullo. Il che significa che è estremamente uguale quindi a questa roba qui, no? Il che significa che è estremamente importante vedere cosa fa questa risposta forzata. Riesco a raggiungere qualunque stato o no, punto interrogativo, con quella risposta forzata. Perché se con questa risposta forzata esiste qualunque sia la x che io scelgo, va bene, esiste una u che partendo dallo stato zero mi permette di raggiungere qualunque x, vorrà dire di conseguenza che qualunque sia la x di t con f, partendo da x di t con 0, riesco a raggiungere sempre x di t con f. Se invece questa quantità, la risposta forzata, quindi partendo dallo stato 0, non riesco con questa risposta a raggiungere un qualunque stato iniziale, vorrà dire che non riesco a raggiungere questo stato. E se non riesco a raggiungere questo stato, vuol dire che partendo da x di t con 0 nell'intervallo t con 0 t con f, non riesco a raggiungere x di t con f. Quindi l'esame degli stati raggiungibile a partire dallo stato nullo è decisamente importante, mi permette di decidere se partendo da un qualunque x di t con 0 riesco a raggiungere un x di t con f o no. Gli stati appartenenti, gli stati descritti, va bene, da questa risposta forzata costituiranno un insieme che si chiama, per ora poi gli cambieremo nome anche a lui, insieme degli stati raggiungibili a partire dallo stato nullo. Se detto insieme degli stati raggiungibili, raggiungibili al variare di u, ovviamente di u di t, se l'insieme di questi stati raggiungibili è tutto lo spazio x, allora vorrà dire che partendo da un qualunque stato iniziale x di t con 0, riuscirò a raggiungere e quindi a trovare un opportuno ingresso che mi permetterà nell'intervallo t con 0, t con f, di raggiungere un qualunque altro stato. Se invece l'insieme degli stati raggiungibili a partire dallo stato iniziale nullo, al variare comunque dell'ingresso U, non sarà tutto lo spazio, vorrà dire che a partire da x di t con 0 prefissato, non riuscirò a raggiungere qualunque x di t con f, ma riuscirò a raggiungere soltanto alcuni, ora vedremo quali, x di t con f.
Questo significa che l'esame di questo insieme è decisamente importante e cominciamo ad esaminarlo. Come lo posso descrivere questo insieme? Non è altro che questo insieme, chiamiamolo R, partendo da zero, stato iniziale nullo, nell'intervallo t con 0, t con f, uguale, per definizione, alla immagine della trasformazione da U insieme degli ingressi ammissibili su x. Immagine di quale trasformazione? Questa della trasformazione E, scusate, tra t con 0 e t con f, di E alla A t con f men tau, B U di tau N di tau, al variare comunque di U, al variare di U. Se prendo 2u raggiungerò, cioè avrò due stati come immagine. Al variare comunque di u avrò quindi una certa immagine in x. Questo lo chiameremo insieme di raggiungibilità a partire dallo stato nullo nell'intervallo t con 0, t con f. Prima considerazione. Questo insieme è un sottospazio dello spazio di stato. Perché è un sottospazio? La trasformazione, questa, è una trasformazione integrale. Sono pigro, non fatemelo riscrivere. Trasformazione da U in X è una trasformazione lineare. Infatti è chiaro, va bene, che se U con 1, un primo ingresso, raggiungo X con 1, e se con U con 2 raggiungo X con 2, a alfa 1 u con 1 dando un ingresso alfa 1 u con 1 più alfa 2 u con 2 raggiungo lo stato alfa 1 x con 1 più alfa 2 x con 2 immediato. Va bene? L'operatore integrale è un operatore lineare. Allora questa è una trasformazione lineare. Va bene? L'immagine di una trasformazione lineare è sempre un sottospazio. E quindi questo R, che è l'immagine, è un sottospazio. Dobbiamo verificare, diciamo, che razza di sottospazio è. Come facciamo a darne una base di questo sottospazio? Ad esempio, se è un sottospazio, noi lo conosciamo quando abbiamo fissato una base di detto sottospazio. Ecco, come possiamo dare una base di questo sottospazio? Il sottospazio è definito ovviamente da questo integrale al variare comunque di U negli ingressi ammissibili. Attenzione che U è uno spazio vettoriale, sì, a quante dimensioni? Infinite dimensioni, mentre x, spazio di arrivo, è un insieme a dimensioni, è uno spazio vettoriale a dimensioni finite, n, va bene? Se io a partire da U attraverso questa trasformazione trovo uno spazio vettoriale di dimensioni, trovo un sottospazio vettoriale di dimensioni ancora n, vorrà dire che l'insieme, il sottospazio di raggiungibilità, coincide con tutto x. Se invece troverò che il sottospazio immagine ha dimensioni inferiori ad n,
le dimensioni di x e vorrà dire che il sottospazio di raggiungibilità sarà, virgolette, più piccino. Allora, per trovarne una base, o meglio per andare avanti, questa espressione, va bene, immagine di integrale, eccetera, eccetera, difficilmente riuscirò a trovare una base da questa espressione. E allora vogliamo inizialmente dimostrare che detta immagine è uguale all'immagine di integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau b b trasposto e alla a trasposto t con f men tau. Ovviamente, va bene, questa è l'immagine, ma questa che cos'è? Questa è una matrice quadrata, siamo d'accordo? E quindi parlare di un'immagine della matrice quadrata, questo è ovvio, si calcola abbastanza velocemente. Come facciamo a vedere una cosa di questo tipo? E quindi poi, quando parleremo di sottospazio di raggiungibilità, non tratteremo il sottospazio di raggiungibilità come l'immagine di quell'integrale dove la variabile che mi dà l'immagine è u di t, uno spazio vettoriale a dimensioni infinite, ma parleremo come immagine di questa matrice, che è decisamente più semplice. Allora, vediamo qual è la tecnica più semplice per arrivare a dimostrare che l'immagine dell'integrale di e alla a, eccetera, eccetera, è questa. Beh, ora faccio riferimento a dei vostri ricordi della prima parte del corso. L'integrale, l'abbiamo già detto prima, è una trasformazione lineare da u in x. Fissato una u, ottengo una x uguale a integrale tra 0 e t con f di e alla a t con f men tau b per u di tau. Quindi fissato una u, questa qui, riesco a trovare una x. Quindi come facciamo a vedere che queste due immagini sono uguali? Beh, ricordo che a fronte di una trasformazione lineare tra due spazi vettoriali esiste una trasformazione aggiunta. L'abbiamo già anche calcolata questa trasformazione aggiunta. La ricalcoliamo anche per esercizio, poi alla fine, per ricordare cose che abbiamo detto. Per poter definire una trasformazione aggiunta, cosa devo definire nei due spazi vettoriali? Ma cosa devo definire? Se no, la trasformazione aggiunta non la calcolo. Devo definire due prodotti scalari, sia in U che in X. Ovviamente esisterà una trasformazione aggiunta, qualunque siano i due prodotti scalari che io definisco. Solo che al variare della definizione di questi prodotti scalari, la matrice aggiunta, cioè la trasformazione aggiunta, non matrice, la trasformazione aggiunta sarà diversa. È chiaro che nessuno vuol darsi la zappa su piedi per fare calcoli più complicati, va bene, e quindi noi prenderemo come prodotti scalari i più semplici, quali sono? Quelli euclidei, ovviamente. E quindi qui x con 1, x con 2, prodotto scalare tra due elementi, lo prenderemo per definizione x1 trasposto per x con 2. Se fossimo nel complesso sarebbe x con 1 ermitiano, va bene, per x con 2. E qui,
bene, nell'insieme U prenderemo come prodotto scalare sempre quello euclideo, U con 1, U con 2, uguale a integrale nell'intervallo di interesse, che è per noi T con 0, T con F, ovviamente, di U1 trasposto per U con 2 in di tau. Integrale tra T con 0 e T con F, quindi. U1 di tau, 2 di tau, in di tau. Con queste precisazioni calcoliamo la trasformazione aggiunta. Deve godere la trasformazione aggiunta della seguente proprietà. X virgola phi di U, prodotto scalare tra X e l'immagine relativa di X relativa all'ingresso U, questo è un prodotto scalare in X, deve essere sempre uguale, qualunque sia X e qualunque sia U, a phi aggiunta, ovviamente di X, virgola U. Questo sarà il prodotto scalare in U. E allora scriviamolo. Questo è X trasposto per integrale tra T con 0 e T con F di E alla A T con F men tau B per U di tau. E questo deve essere uguale a questo prodotto scalare fatto in U, e quindi integrale tra T con 0 e T con F, di phi trasposto di X trasposto per U di tau in di tau, ovviamente. E come conseguenza deve essere questo X trasposto lo posso portare dentro, va bene, perché è una costante rispetto all'integrazione. Vuol dire che phi star di X, ovviamente trasposto, questo qui deve essere uguale a questa roba qui, deve essere uguale a X trasposto e alla A T con F men tau. Quindi T con F men T fuori è la variabile di integrazione, quindi fuori dell'integrale lo possiamo chiamare T, per B, da cui phi star di X è la trasposta di questa roba qui, e quindi è B trasposto E alla A trasposto T con F men T per X. Bene, spero che qualcuno se lo sia ricordato. Questa è l'aggiunta nel caso di definizione di prodotti scalari euclidei, va bene, della trasformazione forzata, che è una trasformazione lineare. E ora, va bene, noi dobbiamo calcolare l'immagine della trasformazione phi, come l'abbiamo chiamata, phi è la trasformazione da U in X. E io ricordo a questo punto, ulteriore ricordo, che ci è servito nella definizione di matrice pseudo-inversa, va bene, che data una trasformazione lineare phi e la sua aggiunta vale che l'immagine di phi è uguale all'immagine del prodotto phi phi star, del prodotto delle trasformazioni phi phi star. Non ci ritorno sopra, va bene. E quindi possiamo dire a questo punto che, vediamo un po', il sottospazio di
raggiungibilità nell'intervallo t con 0, t con f, partendo ovviamente dallo stato nullo, che è l'immagine di φ, uguale all'immagine di, e dobbiamo scrivere questa trasformazione. Ma questa trasformazione è la trasformazione φ applicata poi a ciò che vedo nella trasformazione φ star, e quindi integrale tra t con 0 e t con f. Sto scrivendo la φ di e alla a t con f men tau, b per u di tau, ma u di tau deve essere il risultato della trasformazione φ star, che è, abbiamo appena calcolato, b trasposto e alla a trasposto t con f men tau in di tau. Ecco, che è quindi uguale all'immagine del gramiano di, si chiama gramiano di raggiungibilità. È un gramiano e questo è fuori discussione. Va bene? Assume il nome se A e B sono le due mappe di un sistema a tempo continuo. Va bene? Questo si chiama gramiano di raggiungibilità nell'intervallo t con 0, t con f, perché se cambia l'intervallo cambiano questi estremi di integrazione. Morale, il sottospazio di raggiungibilità coincide con l'immagine del gramiano di raggiungibilità nell'intervallo t con 0, t con f. Questa ovviamente che ho dato ora è la dimostrazione più semplice. Se qualcuno non fosse convinto, si potrebbe anche dimostrare la stessa cosa via altra strada. Va bene, facciamolo. Ma allora dobbiamo ridimostrare, va bene, attraverso altra strada, che l'immagine di φ, ovvero sia dell'integrale tra t con 0 e t con f, di e alla a t con f men tau, per b al variare di u di tau en di tau, uguale all'immagine della matrice quadrata integrale fra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau b trasposto e alla a trasposto t con f men tau in di tau. Allora, per dimostrare questa uguaglianza, ne devo dimostrare due inclusioni. La prima, diciamo questa. Quindi se x appartiene a questo sottospazio, allora appartiene a questo. Questa è la dimostrazione più semplice tra le due. Se x appartiene a detto sottospazio, vuol dire che x è uguale a quella matrice integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau b trasposto e alla a trasposto t con f men tau in di tau per un opportuno eta. X appartiene all'immagine, va bene, di quella per ipotesi, e quindi x è uguale a quelli, esiste un eta tale che quella matrice per eta mi dà x, soltanto allora x appartiene all'immagine. Non vogliamo calcolare quell'eta, ce ne importa niente. Va bene. Ma questo, portando eta dentro, che si può sempre fare perché è una costante rispetto all'integrazione, otteniamo che x è uguale a questa espressione. E questa cos'è?
è il valore che può assumere un ingresso. Allora, se io chiamo utilde di T questa espressione, cosa ho trovato? Ho trovato un ingresso, quello che a partire da 0 mi permette di raggiungere questo x, perché è uguale a integrale tra t con 0 e t con f, di e alla a t con f min tau per b, per quell'u di tau. Ho trovato un ingresso, me ne basta uno, che partendo dallo stato 0 mi permette di raggiungere quell'x. E quindi, se x appartiene a questo, allora x appartiene a questa immagine. Non mi basta perché in questa maniera ho soltanto visto che questo sottospazio contiene questo. Dobbiamo dimostrare la seconda parte, che immagine dell'integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau b per u di tau è contenuto ora nella immagine di, scrivo G con R. Attenzione, ricordo di algebra lineare. Ha un sottospazio, non una matrice. È contenuto in B, altro sottospazio. Se e solo se, e quindi le due espressioni saranno la stessa cosa, A intersezione B ortogonale è il solo vettore nullo. Questo andarci a guardare un minimo di geometria. Allora, dimostrare questo, o dimostrare che scrivo qui sopra. Non lo riscrivo ancora tutta la roba. Devo dimostrare che intersezione con quel sottospazio ortogonale è il solo vettore nullo, è la stessa cosa. Ovviamente, perché ho fatto tutto questo discorso, perché vedremo di dimostrare questa, che è perfettamente equivalente a dimostrare l'altra inclusione. Oh, prego. La dimostrazione originaria che io devo fare, vediamo un po', ripartiamo con tutta la logica. Va bene? Io voglio dimostrare questo. Siamo d'accordo? Questi due sono 1 e 1 a 2, che è questo, sono due sottospazi. Per dimostrare che sono uguali, devo dimostrare due inclusioni. Va bene? L'uno è contenuto nell'altro e l'altro è contenuto nell'uno. Siamo d'accordo? E quindi sto cercando di dimostrare due inclusioni. La prima inclusione, questa qui. Questa immagine, va bene, contiene l'immagine del Gramiano. È d'accordo su questo fatto? E l'abbiamo dimostrato. Siamo d'accordo? L'obiettivo è. Aveva perso l'obiettivo prima. Ora siamo d'accordo? La seconda inclusione invece è la seguente. Dov'era? Eccola qui. La seconda inclusione è questa. Va bene? E quindi questo sottospazio devo dimostrare che è contenuto in questo. Allora devo dimostrare il fatto che un sottospazio è contenuto in un altro, dimostrare che un sottospazio sia contenuto nell'altro, significa, è la stessa cosa che dimostrare, va bene, che l'intersezione tra, attenzione, il sottospazio contenuto,
E l'ortogonale del sottospazio contenente è il solo vettore nullo. È la stessa cosa dimostrare l'una cosa o l'altra. Se non ne siete convinti, va bene andarsi a rivedere un istante le proprietà di geometria, anche se è facilmente dimostrabile questo fatto. Che queste due affermazioni, A contenuto in B e A intersezione B ortogonale uguale a zero, sono la stessa cosa. Allora, ciò ricordato, mi basta dimostrare questa roba qui. E cominciamo. Se X appartiene alla... Ah, ho questa immagine di GR ortogonale. Qual è il sottospazio ortogonale all'immagine di una trasformazione? È il nucleo della trasformazione aggiunta. Ma la trasformazione aggiunta, nel caso di spazi vettoriali con prodotto scalare euclideo, non è altro che la trasposta. E quindi parlare di immagine, dire immagine di G con R trasposta, o dire nucleo di G con R trasposto, è la stessa cosa. Ma G con R è una matrice simmetrica. E quindi G con R trasposto è la stessa matrice, quindi questo è il nucleo di G con R. Per cui dimostrerò questo. Allora, se X appartiene al nucleo di G con R, significa che integrale di E alla A tra T con 0 e T con F, ovviamente, di E alla A T con F men tau per B, B trasposto, E alla A trasposto ancora T con F men tau in D tau per X, ma X lo posso portare dentro, in D tau ovviamente è uguale al vettore nullo. Questa è l'affermazione: X appartiene al nucleo di G con R. Ma se questo è vero, nulla mi vieta di moltiplicare questo vettore per X trasposto a sinistra, ottenendo integrale tra T con 0 e T con F di X trasposto E alla A T con F men tau B, B trasposto E alla A trasposto T con F men tau per X in D tau, e questa cosa sarà uguale. Guardate, questo 0 qui era un vettore, vettore tutto nullo. Per cosa l'ho moltiplicato? Per un vettore riga X trasposto a sinistra, cosa viene? Uno scalare, ma certamente lo scalare 0. Quindi uguale, continuo a scrivere 0, però attenzione, questo è un vettore, questo 0 è il numero reale 0, è uno scalare. Va bene? E questo che cos'è? X compreso. È dato da un vettore B compreso, un vettore che è questo, moltiplicato il suo trasposto. E quindi è la norma al quadrato di questo vettore. Norma euclidea al quadrato di questo vettore. Quindi 0 uguale, scalare 0, uguale a integrale tra T con 0 e T con F della norma di X trasposto E alla A T con F men tau per B, norma al quadrato in di tau.
Siamo d'accordo? Ho scritto la norma di un vettore riga, benissimo. Va bene. Avrei potuto scrivere norma di B trasposto E alla A trasposto di con F mentau per X, era la stessa cosa. Cambiamo niente. Va bene. Allora, la X che appartiene al nucleo del gramiano soddisfa, lo riscrivo a questo. Va bene. Ma questo cosa significa? Che l'integrale in un intervallo t con 0, t con f di una funzione di t al quadrato, quindi di un qualcosa che è certamente positivo o al più nullo, questo integrale è uguale a 0. Ma questo accade se e solo se l'integrando è nullo ovunque. Escluso al più, ma qui andiamo a specificare un po', escluso al più un sottoinsieme dell'intervallo di misura finita, ma andiamo, di misura, scusate, non finita, di misura nulla, ma qui andiamo a sfrucugliare come un matematico e non voglio farlo. Va bene. Allora, questo significa che x trasposto e alla a t con f men t per B è uguale al vettore nullo, ora ritorniamo al vettore nullo, sarà un vettore riga, per ogni T compreso tra T con 0 e T con F nell'intervallo, poi fuori potrà fare quel che vuole, nell'intervallo di integrazione. Allora, questa è la conclusione se X appartiene al nucleo del gramiano. Se vogliamo andare a vedere com'è l'intersezione tra il nucleo del gramiano, va bene, e quella l'immagine della trasformazione integrale tra t con 0 e t con f, di e alla a, t con f men tau per b per u di tau, qualunque sia u, per vedere l'intersezione, x apparterrà all'intersezione se oltre che appartenere al nucleo di quel gramiano appartiene anche all'immagine, e quindi apparterrà all'intersezione se x è uguale a integrale tra t con 0 e t con f di e alla a t con f men tau per b per un qualche u di tau in di tau. Se trovo che un x non nullo soddisfa le due conclusioni, vorrà dire che quella intersezione non è zero. Va bene. Se invece troveremo che x appartenente, qualunque x appartenente al nucleo di G con R, se appartiene anche all'immagine di questa trasformazione, allora è il solo vettore nullo, allora è verificato ciò che abbiamo detto prima. Ma se ipotesi x appartiene a questo, va bene, e moltiplichiamo ancora per x trasposto, e quindi il prodotto scalare di x con se stesso, e quindi x virgola x sarà uguale a x trasposto e, che è portato dentro l'integrale, ma per le ovvie considerazioni sempre fatte, uguale a questa roba qui. Ma se x appartiene al nucleo del gramiano, questa roba qui è 0 in tutto l'intervallo t con 0, t con f. E quindi questa roba qui è 0 in tutto l'intervallo t con 0, t con f. Qualunque sia l'ingresso u, quell'integrale è nullo, uguale a zero. Il che significa che il prodotto scalare di x con se stesso è uguale a zero. E ciò accade se e solo se x è il vettore nullo. Fine della dimostrazione. È ovvio che la più semplice è quella di prima, considerando una trasformazione, la sua aggiunta, però se uno vuole. E quindi abbiamo dimostrato che
il sottospazio di raggiungibilità, partendo dallo stato nullo, nell'intervallo t con 0, t con f, è uguale all'immagine, scrivo semplicemente, del gramiano nell'intervallo t con 0, t con f. Conclusione banale: se una volta scritto questo gramiano ottengo una matrice quadrata, ovviamente è una matrice quadrata quel gramiano, di ordine pari alle dimensioni del sistema. Se detto gramiano è non singolare, allora R coincide con tutto lo spazio, perché se questo è non singolare, lì la sua immagine coincide con tutto lo spazio, ovviamente. Se invece il gramiano è una matrice singolare, e allora la sua immagine, e quindi il sottospazio di raggiungibilità, non ha dimensioni pari ad n, ma avrà dimensioni pari al rango del gramiano, che se è singolare non è più n. Ultima cosa da dimostrare, ma penso a questo punto che lo faremo domani, va bene, da far vedere più che dimostrare, è il seguente. Immagine del gramiano di raggiungibilità nell'intervallo t con 0, t con f è uguale all'immagine di opportuna matrice, che si chiama matrice di raggiungibilità, ed è la seguente. Viene normalmente indicata con P con R. Della seguente matrice B, insieme di colonne B. Va bene, perché se il sistema è una sola colonna, se il sistema ha un solo ingresso, se il sistema ha più ingressi saranno m colonne. Mettiamo accanto le m colonne ancora di A moltiplicato B, ancora m colonne, puntolini, poi diciamo A quadro B, puntolini, per non saperne leggere né scrivere potrei fermarmi prima, ma per essere sicuro di non scordare niente, bisogna arrivare ad A alla n meno 1 per B. E poi possiamo chiudere. Che è una matrice rettangolare, in genere, sarà una matrice quadrata solo se il sistema è un solo ingresso, B una colonna, va bene, ma la cui immagine, va bene, è un sottospazio che non può avere dimensioni, visto che si parla di immagine, maggiori del numero di righe di questa matrice, che è n. Allora, rimandando a domani la dimostrazione, possiamo dire che se questa matrice, che è la matrice più importante poi alla fine per andare a fare l'analisi di raggiungibilità di un sistema, se questa matrice è di rango pieno, ovviamente rango pieno per righe, va bene, non può avere rango pieno per colonne in generale, o meglio, se ha un sistema ad un solo ingresso, allora matrice quadrata, se ha rango pieno per righe, ha anche rango pieno per colonne, ci mancherebbe altro, va bene. Allora dicevo, in generale, se quella matrice ha rango pieno per righe, allora, va bene, l'immagine di P con R, che è anche l'immagine del gramiano, va bene, coincide con n, dimensione dello spazio di stato, e quindi il sottospazio di raggiungibilità coincide con tutto lo spazio. Se l'immagine di quella matrice è inferiore ad n, diremo che il sistema non è completamente raggiungibile. Allora domani cominciamo con questa e poi proseguiremo con degli esempi e vedremo un momentino quel che succede.